Benvenuti ragazzi al nostro nuovo video. Oggi parliamo di Porsche 930, due bellissime versioni. Un 930 3000 in versione SC dell'82 e un 930 3003 turbo 5 marce dell'88, versione americana. Questa è veramente una perla rara per gli amanti delle macchine sportive, perché è in uno stato di conservazione introvabile una macchina così. Non è stata restaurata, ma è solo conservata. Abbiamo fatto un po' di ritocchi, un po' di riparazioni, stiamo riparando adesso l'aria condizionata che poi vi farò vedere. La macchina è veramente introvabile in queste condizioni. La Porsche 930 è stata la macchina sportiva più veloce in assoluto delle macchine tedesche. Come voi sapete, ha il mitico motore 6 cilindri boxer, che assomiglia un po' alle vecchie Maggiolino. Vi faccio vedere un po' il 3000, il motore come era fatto. Questa è una macchina che è stata un po', una macchina che viene dalla Germania, è stata un po' tuningzata, diciamo, con i loro canoni. Monta questo cofano che non è originale, anche questa aveva già l'aria condizionata montata, il solito 3000 boxer già iniezione che sviluppava circa 200 cavalli. Gli interni sono sempre, diciamo, molto freddi, eh? Tutte le macchine tedesche. E per anni questo stile è rimasto conservato per anni, 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 anni. Anche la versione dopo, il 964 e anche il 993, l'interno del cruscotto è cambiato di poche cose. Il solito avviamento lato sinistro, tutte le Porsche. Questa monta anche una leva cambio ravvicinata. Abbiamo riparato il riscaldamento, che in questo caso era già elettronico, azionando la temperatura da qua, la levetta. Ha un sistema curioso, vi faccio vedere. Mettendo l'aria calda, ha un sistema automatico che va a alzare questa leva, che va a selezionare la quantità di aria calda nei vetri, nei piedi, e quanta ne deve entrare. Abbiamo riparato tutto il sistema. Diciamo che questo stile non è invariato per almeno 30 anni, sarà rimasto uguale, e comunque ha sempre un gran fascino. Anche i sedili hanno sempre lo stesso design, per tanti anni l'hanno avuto. Ma voglio farvi vedere questa perla bianca, che è veramente rara e introvabile. Ultima serie del 930, che è già 5 marce, cambio Getrag, perché per tanti anni l'hanno fatto 4 marce. Questa è l'ultima versione 5 marce. Tutte montavano questi cerchi Fuchs. È in versione americana, quindi cosa di differenza? Terzo stop, che nell'88 era veramente raro. Penso che noi nell'88 non sapevamo neanche cosa fosse. E i soliti paraurti bumper gonfi che hanno le macchine americane. Voglio mostrarvi l'interno perché è veramente intonso. Dopo ve la farò vedere anche sotto scocca e la meccanica. La macchina 31.000 miglia, introvabile, già aria condizionata anche questa. Vi ricordo che il Porsche 930 è l'unica Porsche cabrio turbo che è stata fatta. Guardiamo il motore insieme. Pronti? Da-da! È veramente bello pieno il vano motore rispetto all'altro. È stato installato. Da cosa c'è di differenza dall'aspirato a questa versione turbo? Intercooler, che è stato messo in questa posizione, che era l'unica posizione possibile. Radiatore dell'aria condizionata.
manca il compressore del clima, perché stiamo sistemando tutto l'impianto dell'aria condizionata che verrà montato in questa posizione. Perché i radiatori sono stati messi in questa posizione? Sono stati messi in questa posizione perché la ventola di raffreddamento del motore, aspirando aria per poterla mettere dentro ai carter, ai convogliatori del motore per raffreddarla, aspirando aria, crea un vuoto che quindi cosa fa? L'aria passando di qua raffredda l'intercooler e anche il radiatore del clima. Vi ricordo che è conservato questa vettura, quindi tutti gli adesivi sono ancora i suoi originali, tutti i carter non sono stati verniciati, sono ancora i suoi, alcune parti sono state del motore sostituite, perché anche se la macchina ha poche miglia, vi ricordo che ha 31.000 miglia, e alcune parti sono state logorate anche solo per inattività o per il tempo, quindi sono state sostituite con ricambi originali. Stiamo lavando tutto l'impianto del clima, abbiamo usato un prodotto, un agente chimico specifico per queste cose, fornito dalla Frigair, è un componente apposta che va, bisogna smontare il filtro disidratatore, smontare un po' di cosine nell'impianto dell'aria condizionata, si va a lavare con questa pistola, il liquido va messo all'interno, poi con una pressione tra 6 e gli 8 bar va introdotto questo liquido che entra da una parte e esce naturalmente dall'altra parte, che va a detergere tutto l'impianto, sia se ci sono delle impurità oppure se c'è un po' di limatura, come in questo caso, perché il compressore del clima si era rotto e sicuramente un po' di limatura è andata in circolo. Va sostituito il filtro disidratatore, che in questa macchina non è in una posizione felice, ma è messo qua, è montato in questa posizione. Come vedete non l'abbiamo già messo nuovo, abbiamo già fatto tutto il lavoro, manca solo il montaggio del compressore dell'aria condizionata, ma adesso ve la sollevo, andiamo a vedere nei minimi particolari, perché merita veramente tanto questa macchina di essere vista nei minimi particolari. Partiamo dalla parte anteriore, qua troviamo il radiatore dell'olio con la sua griglia di protezione, perché la macchina è bassa, quindi il rischio di toccare è veramente alto. Impianto dei freni dedicato per la versione turbo, che montava pinze freno, dischi freno dedicati sia all'anteriore che al posteriore per la versione turbo. Sotto scocca, ragazzi, è introvabile una macchina così, ve l'ho già detto mille volte, questa è la 1001, introvabile una macchina così, non ha mai subito un urto, ha ancora la sua cera originale. Sotto scocca, come vedete, la protezione è ancora la sua, data dalla Porsche nel 1988. Qui troviamo il famoso cambio Getrag a 5 marce, il primo cambio a 5 marce installato sulle Porsche. Ancora la sua cera, non è stato lavato niente, è ancora così come si trova. La sua bella cera di protezione non è stata rimossa apposta per farla vedere. Sono stati sostituiti i tubi freno sempre con gli originali, perché i suoi ormai erano datati, quindi per motivi di sicurezza non si potevano più tenere. Al posteriore troviamo il mitico 3003 Boxer in versione turbo. La turbina è una KKK, è stata messa in una posizione non tanto felice, ma purtroppo il posto è quello che è, quindi in questa posizione, come vedete, è anche abbastanza grande. Diciamo che per le dimensioni che ha, al giorno d'oggi una turbina così svilupperebbe almeno 100 cavalli in più. Per gli anni che erano, ha fin troppa potenza, perché 330 cavalli comunque nell'88 era già una potenza abbastanza importante. Il suo scarico dedicato con due tubi, ma c'è una cosa veramente curiosa che adesso vi voglio far vedere: la valvola wastegate era in posizione esterna, sicuramente perché non c'era posto per montarla all'interno qua direttamente sulla turbina. È grande come un bambino,
la valvola wastegate in posizione esterna con la sua marmittina dedicata, un po' come si fa adesso negli anni 2015-2020, questa moda, queste macchine drag super elaborate. La Porsche lo faceva già nell'88, veramente bella, mi scappa sempre un sorriso quando la vedo perché è qualcosa veramente di particolare. La versione turbo montava una sezione di ruote dedicate, le 245 al posteriore con raggio 16 e le 205 all'anteriore, i soliti cerchi Fuchs in versione dedicata come larghezza del canale, naturalmente più largo al posteriore e più stretto all'anteriore, ma una piccola finestra, guardate questa staffettina di alluminio che va a proteggere la valvola. Questa, ragazzi, è una finezza veramente, veramente, è un tocco di finezza che mi fa sballare in queste cose. Copertura per i bulloni antifurto, direttamente con la sua chiavettina in dotazione. I bulloni erano già di alluminio, delle ruote. Ha delle raffinatezze tecniche questa macchina, che se uno si ferma a guardarle in ogni piccolo particolare fanno sorridere perché erano veramente all'avanguardia. Quindi siamo giunti a una conclusione. Se il nostro video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e lasciateci un like.